Ho deciso di testare il nuovo DualSense Edge su PlayStation 5 su Rainbow Six Siege. Non ci gioco da anni. La possibilità di personalizzare tutto, dalla corsa dei grilletti che va ridotta sugli FPS così sei più reattivo, alla sensibilità dei singoli analogici, puoi decidere di rendere dinamico quello di sinistra e più preciso quello di destra, mi ha semplificato di tantissimo il ritorno su Rainbow Six. Il tappino. Con che pre-fire? Attenzione! Zoom! Ultimo nemico rimasto. Ma? La doppia! Possiamo dircelo io e te, mi aspettavo molto molto peggio ed è per questo che